Credi che Bruce strapperà quell'informazione a Monica? Credo di sì. Credo che sia pronto. Dobbiamo trovare il laboratorio di Tarleton. Spero tu abbia ragione. Questo interrogatorio potrebbe rivelarsi disastroso. Per questo l'abbiamo organizzato nel recinto del bestione. Oh, sarà interessante. Non si parlano da quell'udienza. Bruce ce la farà? Sarà meglio. Quando rovineremo la festa a Tarleton, si darà da fare. L'esperienza IM. Quanti nomi migliori. Ci serve la posizione di quel laboratorio. Centinaia di inumani sono in pericolo. Quindi Tiny Dancer, eh? Secondo me avresti scelto Rocketman. Ti prego, per niente. La mia candela in the wind. Inizia lo spettacolo. Fammi indovinare. Hai in mente una grande rivelazione per la presentazione degli adattoidi. Il ritorno trionfale degli Avengers. Prigionia e tortura. È così che la IM vuole migliorare il mondo. Prego. Vedi, molte malattie, se non fosse stato per le cavie, sarebbero ancora letali. Gli inumani non sono malati, Monica. Tu stai solo rubando i loro poteri per i tuoi robottini. Robot che presentano un'IA complessa. Capaci di stabilire quando utilizzare i poteri per renderli più efficaci. E tutto con pochissime vite umane. Dov'è il laboratorio? Puoi ricreare il Terrigen, certo, ma sai che le conseguenze sarebbero terribili. Eri presente alle idee. Sai che se lo rifacessimo non metteremmo in pericolo gli inumani, metteremmo in pericolo tutti. Da quanto ne so, le idee è stata colpa vostra. Ah, maledizione. Serve un tavolo più robusto. Alcune cose non sono cambiate. Per te è sempre tutto un esperimento, vero? È così. Tarleton e gli inumani. Io. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Lanceremo gli adattoidi, Bruce. Per salvare il mondo occorrono sacrifici. Vado dentro. Devo trovare il laboratorio. Jarvis? Rilevate forze dell'IM in arrivo. Tarleton vuole la sua spalla. Nat, il Quinjet? Mi leggi il pensiero? Vieni con me. Ok. Ehi, è solo... Fa molta attenzione. Se lo farai anche tu. Kamala, andiamo! L'AIM non ci impedirà di portare questi inumani davanti alla stampa. La mia ipotesi? Il caro George ci ha scoperti. Credo tu abbia ragione, Tony. C'è una flotta di navi in arrivo. Bruce, codice verde? Sembrano ansiosi di recuperare tutto il salvataggio. Jarvis, tieni d'occhio la nostra ospite. È una tipa scoperta! Jarvis, puoi aprirla? Mi dispiace, signore. La IM mi sta bloccando. Immagino dovremmo fare alla vecchia maniera. Beh,
sia generata in fretta. Sai che ti dico? Se sopravviviamo, forse potresti lavorare per me. Sarebbe magnifico. Ottimo. Concentrati sui robot infuriati. Io abbatterò quell'ammasso di metallo. Con piacere. Bruce, come va con la tua rabbia? Beh, degenerata in fretta. Sai che ti dico? Se sopravviviamo, forse potresti lavorare per me. Sarebbe magnifico. Ottimo. Concentrati sui robot infuriati. Io abbatterò quell'ammasso di metallo. Con piacere. Vieni qui, presto! Arrivo subito. Jarvis, attiva i cannoni. Darton arriverà presto da te. Raggiungi la sala di controllo, ragazza. Stendi chiunque si avvicini a quei nuclei energetici. Contaci! Signorina Khan, sono appena penetrati nella sala di controllo. Arrivo! Per favore, fate in fretta. Qui. Devi cavartela da sola, ragazza. So che puoi farcela. Oh no, sto distruggendo i nuclei energetici. Tieni duro, Jarvis. Vado a fermarli. Tempismo impeccabile. Qualcuno sta violando i miei sistemi. Turbine frontali. Sta eliminando i robot di Tarson, ma presto potremo aver bisogno di rinforzi qui. Eliminane più che puoi. Energetici. Tieni duro, Jarvis. Vado a fermarli. Tempismo impeccabile. Qualcuno sta violando i miei sistemi. Ulti alle turbine frontali. Sta eliminando i robot di Tarson, ma presto potremo aver bisogno di rinforzi qui. Eliminane più che puoi. Ingenti danni ai miei sistemi di alto livello e ai sistemi di basso livello. La prego, signorina Khan. Tieni duro! Non l'ho neanche sentito! Ok, dov'è la testa? A ore 3. Li vedo, coprimi! Dov'hai lasciato la ragazza? La ragazza è nella sala di controllo a fare il culo alla IM. Voi vecchietti, come andate? Bene! A capire come funzionano i nostri scambi, Kamala. Maledizione! Dove diavolo è, Hulk? È sul ponte di poppa, impegnato con un nutrito gruppo di forze AIM. Ah!
dispiace. Jarvis purtroppo non c'è più, Kamala. Ora basta! Ragazzi, ho un problemino! Ragazzi! Ho fatto in modo che i tuoi nuovi amici non possano saperlo in te. Dovrai comunque passare sul mio cadavere! Avresti dovuto accettare la mia offerta. E finire come tutti gli altri umani. No, grazie. Perché non prendere Monica e andartene? Perché tutto questo? Lo scoprirai. Gli Avengers ti stanno usando, Kamala. Non provarci neanche, non funzionerà. Sei così ingenua. Taci! I tuoi nuovi amici ti deluderanno. Lo fanno sempre. Contrariamente a te, ho fiducia in Bruce e negli altri. Oh, anch'io. Un tempo. Il mondo sta per ricordare chi sono davvero gli Avengers. Di che stai parlando? I tuoi nuovi amici non possano saperlo in tempo. Dovrai comunque passare sul mio cadavere! Avresti dovuto accettare la mia offerta. E finire come tutti gli altri inumani. No, grazie. Perché non prendere Monica e andartene? Perché tutto questo? Lo scoprirai. Gli Avengers ti stanno usando, Kamala. Non provarci neanche, non funzionerà. Sei così ingenua. Taci! I tuoi nuovi amici ti deluderanno. Lo fanno sempre. Contrariamente a te, ho fiducia in Bruce e negli altri. Oh, anch'io. Un tempo. Il mondo sta per ricordare chi sono davvero gli Avengers. Di che stai parlando? Sia scappata. Nei guai, Kamala! Mi servi sul ponte, subito! Sto arrivando! Monica, sta scappando! Siamo in diretta dall'esperienza AIM di Manhattan, dove stiamo assistendo al ritorno degli Avengers, ma... sembra che attacchino la città! Riprendi, riprendi! È una coincidenza che questo attacco si verifichi il giorno in cui l'AIM deve svelare il nuovo programma adattoidi! Oh, merda! Di buon umore. Aspetta, Thor, quello! Porca vacca, Thor! Da dove diavolo sei uscito? Stavo servendo la gente comune, quando dal cielo hanno iniziato a piovere pezzi di metallo. È un vero piacere rivederti. È un po' drammatico, non credi? Non importa, ora è qui. E così il falso dio è tornato. Perché? Avevi fatto la cosa giusta, Thor.
rinunciato ai tuoi poteri. Avresti dovuto restare dimenticato. Mai, quando i mortali sono in pericolo. Dove ti nascondi, dottore? Temi di affrontarmi? Guardati attorno. Sono ovunque. Sia mancato. L'avete AIM in avvicinamento. Li vedo. Concentrati su quei mech. Kamala, tutto bene? Sì. No. Arrivo. Ulti, ci pensi tu qui? Guardateli la cosa. Cosa sono queste cose? Stanno bucando il ponte. Degli aggeggi creati da Tarson per abbattere la chimera. Resistenti, no? Sono resistenti. Glielo concedo. Le forze AIM puntano alla sala motori. Vai laggiù, Tony! Ragazza, vieni con me. D'accordo. Posso chiedere chi è la ragazza? Te lo spieghiamo dopo, non preoccuparti, è in gamba. Hai ucciso Captain America, Thor! Chi altro incadrà sotto il tuo martello? Ah, silenzio! Siete così tanti! Libera il ponte superiore, Thor! Noi siamo tutti impegnati! La chimera continua a perdere quota! Thor, puoi sollevarla con il vento? Farebbe a pezzi la nave! Giorgio ha imparato qualche nuovo trucco dall'ultima volta. Thank you.
nave finirà a terra. Si sta agitando. Vecchia dietro gli inumani e abbastanza prove da incastrarlo. Prove di cosa? Chiacchieriamo dopo, quando il nostro ex collega non ci ascolta, ok? No, no, fate pure. Mi sto divertendo molto. Ricordo che apprezzavo la concisione di Hulk. Fate i bravi o vi chiudo la linea! I motori sono ancora spenti. È già un passo avanti, Nat. Farei meglio a sbrigarti, Thor. Buonanotte, ragazzi. Thor, notizie su Payback. Stiamo perdendo potenza. E' fretta. Aspetta un attimo. È l'obiettivo di Tarsus. Nella sua storiella dell'esperienza IM, noi siamo i terroristi. Non lo permetterò. La Chimera non può precipitare. Non di nuovo. Ho visto alcuni droni diretti al ponte di comando. Sono già impegnata, ragazza. Me ne occupo io. Vogliamo che tutti sappiano la verità su di te. New York. Come andiamo con quei mech?
formidabili. O forse sei tu a essere fuori allenamento. Tony, smettila! Ho un'ultima carta da giocare, Avengers. Posso occuparmi io di quello grosso. Non sei da solo, è questo il punto. Hanno fatto parecchi danni nella sala motori. Darto! Non farlo! Non mi lasciate altra scelta. Credo che troverai questo scudo piuttosto familiare, Stark. Molto originale. Vuoi anche rubarmi la Il danno è già stato fatto, Avengers. Nessuno vi vedrà più come degli eroi. Kamala, Tony! Non c'è abbastanza energia per riavviare i motori. Non abbiamo più tempo, reggetevi forte! Ehi, dio del tuono! Fai la tua magia! Resta dietro di me! Ora, forza! Continua così, sta funzionando! Siete completamente fuori di testa! Ah, il figlio al prodigo è tornato! Avete quasi distrutto tutta Manhattan! Aspetta, Santarellino, mentre il mondo andava a rotoli, tu dov'eri? A fare pace con i miei fallimenti, non ad aggiungerne altri. D'accordo, d'accordo, facciamo un bel respiro. Volevamo fermare l'esperienza IM, mostrare al mondo i piani di Tarton. Questi suoi adattoidi, loro ottengono i poteri torturando gli inumani catturati. Li espongono a dosi quasi letali di Terrigen Scuro. E questa è solo la prima fase. Il caro George si prepara per una guerra. E quel che è peggio è che Kamala è riuscita a trovare delle prove su ciò che è successo a Steve. Ciao. Un eroe dovrà pure iniziare, no? Tu ti ricordi di me? Sì. Mostrami questo video. Jarvis. Hai finito? Ho risolto la cifratura, quindi c'è altro da vedere. George! Dobbiamo spegnere il reattore! Ci attira verso quella fonte di calore! Ho provato, ma non riesco a disinserire il cristallo! E allora? Sigilla la porta. Cosa? George, va! No, non è possibile. Va al ponte di comando. Cosa? Vattene! Subito! No, 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 Cap, che stai facendo? No, no, no! Che stai facendo? Smettila. Aspetta! No. Ha distrutto il reattore. Avrà avuto un motivo. Per quale motivo? Centinaia di persone sono state infettate, altri sono morti. Cerca di calmarti. Vedi di assumerti le tue responsabilità, Tony. Ecco il Bruce che conosco. Forza, sentiamo che cosa hai da dire. Non è il momento. Invece sì, Nat. Sai, ad Acri Dorati che aspettava di farlo, vero? Vero? È colpa nostra. Di tutti noi. Come fai a non capirlo? Quello che capisco è che credi davvero alle cazzate che hai detto all'udienza. Io credo che siamo pericolosi. Pensi che il mondo starebbe meglio senza di noi? Certo. Me ne vado. Non siete cambiati affatto. Guarda. Non può essere guarita.
non può essere curata. Ho fatto degli esperimenti, ho controllato il suo DNA una, due, mille volte. Tu e io abbiamo creato la perfetta malattia. No, no! Io faccio il mio lavoro. Io faccio scelte difficili. Zitto! Io sto dalla parte di chi mi ha reso quello che sono. Io ti avverto. Faccio arrabbiare. Sempre stato il tuo problema. Fuggire da te stesso. Da quello che sei. Forse è per questo che Monica ti ha usato. Sono proprio d'accordo con te, bestione. Quel banner è un po' da... Ehi, non farlo! È esattamente quello che vuole Tarton! Stavolta stanne fuori, ragazzina! Stai invecchiando? È la fine, quindi. Sono sola. Non proprio, signorina Khan. Jarvis, immagino tu possa tenere in volo la nave. Per un po' di tempo, sì. È un sollievo. Senza prove non abbiamo speranze. Ma non posso arrendermi. Non può finire così. Bill Sheldon, diretta da Manhattan. Ciò a cui abbiamo assistito. Jarvis, c'è una registrazione dell'interrogatorio di Monica da parte di Bruce. Ma certo, signorina. Può accedervi nella stanza di osservazione. Se posso permettermi, signorina Khan, che cosa spera di trovare in quelle registrazioni? Non lo so, ma devo provarci. Forse si è lasciata sfuggire qualcosa. Sembra che gli agenti dello SHIELD abbiano fatto del loro meglio per respingerli. Almeno loro hanno compreso le priorità. Ok. Filmato dell'interrogatorio. Ci sarà un indizio qui. Fammi indovinare. Hai in mente una grande rivelazione per la presentazione degli adattoidi. Forza, Monica, dammi un indizio. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Lanceremo gli adattoidi, Bruce. Per salvare il mondo occorrono sacrifici. No, è tutto inutile. Vorrei solo parlare con mio padre. Chiamo Yusuf Khan. No, 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 Jarvis, non intendevo. Pronto? Beta, sei tu? Oh, Kamala, se mi senti, sappi che mi manchi. Non sono arrabbiato, voglio solo che torni a casa. Mi dispiace. Non dovevo dirti di nascondere i tuoi poteri. Sarai spaventata e forse insicura. Però la cosa più importante è che tu rimanga sempre fedele a te stessa. Ti voglio bene. Io più di te. Lanceremo gli adattoidi. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Setaccia il pianeta.
non troverai mai il laboratorio. Setaccia il pianeta. Non troverai... Setaccia il pianeta. Setaccia il pianeta. Sì, ma certo, il satellite! Il satellite! Avengers, se ci siete, forse ho trovato un indizio. So che ho fatto un casino. Volevo incolpare la IM per ciò che mi è successo alle idee e non vedevo altro. Ma K avrà avuto le sue ragioni per fare quello che ha fatto, io lo so. La gente crede negli Avengers. Non per via dei vostri poteri incredibili, ma perché non importa quanto le cose si mettano male. Non importa quanto siate in disaccordo, voi siete sempre uniti. Non lo capite? Le vostre differenze sono il potere più grande. Ero solo una stramba ragazzina del Jersey senza amici. Ma voi mi avete visto per ciò che sono davvero. Mi avete accettata. C'è ancora qualcuno che vuole fare del male al mondo, ma noi possiamo fermarlo. Il bene non è parte di te. È qualcosa che fai. Scusami. Non avrei dovuto dire... Ho capito. Altitudine, occhi secchi. Senti, non sono bravo. Mi dispiace, quindi... Anche a me. Bene, sì. Allora, hai trovato un indizio? Sì, nell'interrogatorio. Ascoltate. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Ok. Il laboratorio non è sul pianeta. Non riesco a seguirti. Ok, quando mi hanno catturato, Monica e Tarleton hanno litigato. Tarleton è uscito dalla stanza e Monica ha visualizzato le coordinate di un satellite chiamato Ambrosia. Ambrosia? Era un progetto di ricerca biomedica dello SHIELD. L'IM deve averne preso il controllo. Sarebbe un buon posto per nascondere le prove degli esperimenti sugli inumani, no? Se volessi studiare gli inumani a livello cellulare per farlo, l'assenza di gravità sarebbe perfetta. Bel lavoro. Ok, quindi sappiamo dove andare. Ci serve solo un modo per arrivarci. Il progetto Starburst, signore? Se ricordo bene, l'ha abbandonato perché non riusciva a generare abbastanza accelerazione con il... Sì, sì, non c'è bisogno di annoiare tutti coi dettagli. È stato prima che potesse accedere al signor rimpicciolitore. Jarvis, chiama Pim. È l'unico che può aiutarci. Dobbiamo trovare un modo per arrivare al laboratorio spaziale.